Luca Parmitano, Astro Luca così come ama definirsi, nel 2013 fu il primo italiano a fare una passeggiata nello spazio, nel 2019 il primo al comando della Stazione Spaziale Internazionale, nel 2020 il primo a stabilire il record europeo di permanenza nello spazio. Classe 1976 ha sempre sognato di volare e viaggiare nello spazio, ha incentrato la sua vita su questo obiettivo, raggiunto attraverso lo studio, la tenacia, l'esercizio fisico e perfezionamento continuo. Nel 1999 si diploma nell'Accademia Militare di Pozzuoli, dove impara a pilotare decine di veicoli. Consegue una laurea in scienze politiche ed ottiene un master di ingegneria del volo. Nel 2009 entra nell'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, dove inizia il duro training da astronauta. È sposato con una cittadina statunitense e ha due figlie. L'ultima missione nel 2019-2020 ha potuto dialogare con il Quirinale in un collegamento storico con il Presidente della Repubblica. Non lo è, e soprattutto in questa serie di VA, di attività extraveicolari, è un qualcosa di mai tentato prima. E diamo il benvenuto a Luca Parmitano, grazie per aver accettato il nostro invito. Un abitante della Terra, così come ami definirti, è veramente un piacere averti qui con noi per questa puntata assolutamente speciale, grazie. Grazie a voi dell'invito, è un piacere per me essere in collegamento con voi. Un siciliano, quindi oggi giochiamo un po' in casa perché siamo qui dalla tua terra per raccontare un po' quella che è la tua storia, come abbiamo fatto anche in questo servizio. Io vorrei chiederti una domanda che molto probabilmente ti avranno fatto tantissime volte, ma quando hai capito che volevi fare questo da grande, questo tuo sogno di volare, già iniziato da bambino? Quello di volare è un desiderio, volare in generale o volare nello spazio è un desiderio che ho sempre avuto, l'ho portato con me in tutta la mia carriera scolastica fino all'ingresso in Accademia Aeronautica. Poi il sogno di diventare astronauta diciamo che si è consolidato un po' nel momento in cui, poco più di 10 anni fa, l'Agenzia Spaziale Europea ha lanciato un concorso per una nuova classe di astronauti, e a quel punto ho pensato che poteva essere la mia opportunità. Poi la storia è evidente, che sono stato molto fortunato e partecipando a quella selezione ho cambiato un po' la mia vita. Ma come si trascorre la vita poi quando si è nello spazio? È chiaro che si perde un po' quello che noi ovviamente viviamo quotidianamente sulla Terra. È una quotidianità diversa, perché anche noi abbiamo delle routine, abbiamo delle giornate che non sono mai uguali, ma comunque hanno una certa continuità. La mattina normalmente gli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale si svegliano intorno alle 6:30 per iniziare la giornata, con la prima chiamata a terra con i centri di controllo circa un'ora dopo, intorno alle 7:30. Subito dopo le chiamate, che sono inizialmente con i centri di controllo a Houston, poi con quelli europei, giapponese e russo, iniziamo la nostra giornata. Durante la giornata noi svolgiamo esperimenti. Normalmente il grosso della nostra giornata consiste nel compiere esperimenti a bordo dei vari laboratori della stazione. Facciamo dei lavori di manutenzione, abbiamo 2 ore e mezza per fare sport, perché è indispensabile per mantenersi in forma durante i mesi passati in microgravità, e poi abbiamo attività particolari come il carico e scarico se arrivano navette cargo, oppure le operazioni con il braccio robotico, o se siamo fortunati, attività extraveicolari, quelle che a volte in italiano vengono chiamate passeggiate spaziali, ma che tutto sono tranne che passeggiate. Possiamo immaginare con la fantasia queste passeggiate spaziali, ma mi chiedo spesso, ma se ci sono dei momenti di difficoltà, momenti anche di paura, voi durante l'addestramento ovviamente dovete imparare anche a mantenere i nervi saldi, quindi a saper gestire anche tutte le emergenze che si possono incontrare. È normale che gli astronauti sono ben coscienti che il nostro lavoro comporta dei rischi, ma l'addestramento serve proprio a comprendere come quei rischi vengano minimizzati dai nostri ingegneri, dai centri di controllo, dallo sviluppo di procedure specificamente pensate per risolvere situazioni di contingenza, di urgenza o di emergenza. La paura di fatto è la mancanza di conoscenza, lo dico sempre, soprattutto agli studenti, ragazzi, la paura è una deriva dell'ignoranza.
nel momento in cui gli astronauti studiano, conoscono, imparano, così come sulla Terra la conoscenza è la luce che elimina il buio della paura, ecco, per noi astronauti è l'addestramento che risolve i dubbi, e quindi quando siamo a bordo della stazione noi siamo ben coscienti delle procedure, delle nostre capacità, le capacità dei nostri strumenti, delle nostre macchine, e abbiamo anche chiaramente il supporto dei nostri colleghi a terra che ci aiutano eventualmente a risolvere problemi. Tu in questo momento ti trovi a Houston. Sì, sono nel mio ufficio alla NASA, al Johnson Space Center di Houston. Ci stai facendo entrare in qualche modo anche nel tuo quotidiano, in quello che fai giornalmente. E ricollegandomi ancora sempre al tuo viaggio, questa passeggiata nello spazio, quando poi si rientra, l'adattamento di nuovo all'atmosfera, quindi della terrestre, è graduale. C'è anche una procedura che bisogna seguire. E serve un periodo di riabilitazione che varia in base all'individuo. Ogni astronauta sceglie in che modo e quanto addestrarsi in orbita, quanto tra virgolette essere in forma. Ci sono chiaramente differenze anche di età, di prestazione, di capacità personale, però ecco, esiste sicuramente un periodo di riadattamento e di riabilitazione, e in questo abbiamo il supporto di specialisti che nell'arco degli anni hanno studiato qual è il modo migliore per reinserire gli astronauti nel campo gravitazionale terrestre. Di solito il primo impatto è quello di un fortissimo senso di pesantezza, perché dopo più di 6 mesi passati in orbita l'organismo dimentica cosa vuol dire avere l'accelerazione di gravità sulle spalle, sul corpo. E l'altro senso che viene particolarmente sovraccaricato è quello vestibolare, ovvero il senso dell'equilibrio, perché in orbita i nostri sensori vestibolari non funzionano, mi riferisco all'orecchio interno, e quando rientriamo dobbiamo imparare a riutilizzare il senso dell'equilibrio. Ma si ha la sensazione di essere infinitamente piccoli rispetto poi a quello, all'universo che ci circonda? Ecco, questa sensazione l'hai provata? Assolutamente sì, questo è credo che sia un effetto normale che tutti gli astronauti hanno descritto, hanno provato in qualche modo. C'è chi lo chiama in inglese l'overview effect, questo senso di osservare la Terra da lontano e rendersi conto di quanto sia fragile e delicata, e allo stesso tempo il nostro ruolo all'interno di questo ecosistema è infinitamente piccolo, ma non per questo meno importante. E come dico sempre, ci sono tanti modi di sentirsi piccoli, poi non è detto che qualcosa di piccolo non possa fare qualcosa di grande.